Ciao ragazze e ragazzi a Grande Fratello VIP, confessionale inedito, dove Antonella Elia e Fernanda Alessa sono insieme. Ma com'è possibile che le due donne sono sedute vicine vicine nella stessa poltroncina e dentro il confessionale? Andiamo un po' indietro nel tempo e vediamo cosa è successo. Tra la Elia e la Marini si sa che non vanno per niente d'accordo. Gli scontri continuano senza tregua pure il giorno della festa della donna. Ma anche tra Antonella e Fernanda la guerra era aperta, dopo le varie accuse, offese e insulti e le accese discussioni. Sembra proprio che durante una lezione di fitness sia successo qualcosa che le abbia fatte riavvicinare, scordandosi entrambe degli scontri avuti pochi giorni prima. Antonella Elia aiuta Fernanda durante un esercizio. Fino a 2 ore fa era la guerra, dice la Elia, insieme a Fernanda dentro il confessionale. È passato pure il mio strappo alla schiena, dice Fernanda. Non ci posso credere, lo sport unisce e fa far pace, dice Antonella, scambiandosi un bel 5 con le mani con la sua ex nemica. Entrambe affermano che non devono più parlarsi, ma fare semplicemente dello sport insieme. Mute e toniche, scherzando, dicono. Viva lo sport! E sempre in confessionale Antonella e Fernanda mimano con le mani i cuoricini. Da non crederci veramente, ma com'è possibile che le due acerrime nemiche adesso sembrano andare d'amore d'accordo? Nuova strategia in vista della puntata del GF e in vista delle nuove nomination? Oppure mi sa che la caduta in piscina dell'Elia le ha fatto proprio bene? Si è davvero rinfrescata le idee, quindi in questo caso dobbiamo ringraziare Adriana Volpe che l'ha spinta. Se vi siete persi questo video lo trovate sul mio canale, quindi andatelo a vedere. Ritornando alla Lia e Fernanda, entrambe hanno affermato di aver fatto pace. Speriamo quindi di non vedere più quelle scene a cui abbiamo assistito fino adesso. Chissà se presto ci sarà un nuovo colpo di scena anche tra la Elia e la Marini. Voi cosa ne pensate? Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!